anno che partecipiamo a questa iniziativa Bambini senza sbarre. È una cosa che all'epoca era partita con un'idea della Lega Nazionale di Serie B. Adesso Lanciano non ce l'ha più la squadra di Serie B, ma abbiamo il Castelfrentano che, come società, questa è la seconda iniziativa che facciamo in 15 giorni dopo aver trascorso un pomeriggio all'interno del centro anziani di Castelfrentano, dove i nostri bambini con dei cori natalizi e con diciamo una festa con i nonni di quel centro, che stanno in quel centro e quindi anche loro soffrono purtroppo per motivi di salute oppure perché non hanno più nessuno che riesce ad accudirli, e quindi per noi è stata una cosa bella per dedicare un'oretta, 2 ore con quelle persone. Veniamo anche qui, portiamo diciamo il saluto di tutta la dirigenza, che purtroppo il presidente è fuori per lavoro, anche il vicepresidente che è qui e altri dirigenti che volevano partecipare, perché come società quest'anno ci siamo messi come primo obiettivo quello di, oltre di fare scuola calcio, di insegnare a questi bambini che cos'è la vita, che cosa comporta affrontare oggi la società, che non è soltanto il calcio e il divertimento, ma ci sono tante altre problematiche che noi cercheremo di risolvere all'interno della nostra scuola calcio, e cerchiamo di portare anche fuori quelli che sono oggi i valori più importanti della vita. E quindi stiamo qui con questa rappresentanza, volevamo venire tutti proprio perché sentiamo profondamente tutti i problemi della società. Ok, io vi ringrazio e poi ci divertiamo. Facciamo le squadrette, li mischiamo, li facciamo giocare.